Ieri nella città dei Sassi il testo Conoscere Matera, itinerari nei Sassi, nella città antica di Nicola D'Imperio e Francesco Giasimo. Realizzare una guida turistica su Matera, proprio all'indomani della proclamazione della città dei Sassi quale capitale europea della cultura 2019, potrebbe avere la parvenza di un'operazione di stretta natura commerciale. Leggendo invece le pagine di Conoscere Matera, la guida di Nicola D'Imperio corredata dal reportage fotografico di Francesco Giase, si comprende presto che questo progetto editoriale, sostenuto da Edizioni Magister, si configura prima di tutto come un omaggio degli autori alla bellezza e alla storia della propria città, realizzando uno strumento pratico, efficace, suggestivo per imparare a perdersi nella bellezza dei Sassi, scoprendo angoli ed itinerari di un'esperienza unica nel suo genere. Sabato 18 febbraio, Conoscere Matera è stato presentato ufficialmente nella sede del Circolo La Scaletta, da sempre riferimento importante per il mondo culturale materano. Oltre a Nicola D'Imperio e Francesco Giase, hanno preso parte alla presentazione del libro Conoscere Matera il sindaco della città dei Sassi, Raffaello De Ruggeri, che ha ribadito quanto il futuro di Matera sia strettamente legato alla piena valorizzazione del suo passato. È un nuovo, diciamo, strumento, usiamo questo termine esatto, per visitare la città. Ma non è uno strumento qualsiasi, perché gli autori sono particolari. Cioè una guida della città vive della forza e dell'impeto di chi la scrive, ma soprattutto di chi la conosce. E credo che nessuno meglio di Nicola D'Imperio possa oggi conoscere i Sassi. Soddisfatto per i primi riscontri in edicola, l'editore che ha sposato l'idea di D'Imperio e Giase. Abbiamo creato un'opera per i materani e non solo, che è stata gradita a tantissimi. Feedback ricevuti da materani veraci, anche di una certa esperienza, e da gente che è venuta, ai visitatori di fuori, ci hanno dato davvero una soddisfazione enorme. E adesso lo sport.